all'albo, è evidente che laddove ciò accadesse ci troveremmo innanzitutto di fronte a fattispecie illecite e perseguibili ai sensi dei principi generali civilistici e penalistici del nostro ordinamento. Questa è la spiegazione dell'emendamento della Commissione. Grazie. La ringrazio. A questo punto non vi sono altri interventi. Ah, onorevole Pellegrino, chiedo scusa. Prima avverto i gruppi Movimento 5 Stelle e Sinistra Ecologia e Libertà hanno esaurito i tempi aggiuntivi concessi dalla Presidenza. Come già fatto in precedenti analoghe circostanze, la Presidenza consentirà ai deputati di tali gruppi lo svolgimento di brevi interventi della durata di un minuto da imputare ai tempi previsti dal contingentamento per gli interventi a titolo personale. Prego, onorevole Pellegrino. Grazie Presidente, sarò brevissima. L'onorevole Toffolo ha chiesto perché accade questo. Accade questo perché non c'è più ciccia per gatti per quello che riguarda gli appalti pubblici, lo sappiamo bene, e le società di ingegneria operavano prevalentemente su questo, lasciando l'1,4% alle società di professionisti per quello che riguarda la progettazione, 1,4%, giusto perché si sappia. Noi stiamo andando a operare sul codice degli appalti, perché? Perché concentrava in pochissime società di capitale tutta la parte di progettazione. Lì non c'è più da mangiare, per cui dov'è che si va a comprare da qualche altra parte il lavoro? Quindi dove? Nei contratti privati, dove andranno a mangiare la maggior parte del comparto, e ci si ritroverà di nuovo che le società tra professionisti avranno l'1,4% se no di operatività, e il resto si porteranno a casa le società di capitale. E i professionisti cosa faranno? A 600 euro diventeranno padroni e schiavi di nuovo di una vecchia società. Grazie Presidente. La ringrazio, non ho altri iscritti, pongo in votazione a questo punto l'emendamento della Commissione 31.600, col parere favorevole di Commissione e Governo e favorevole anche del relatore. No, non ha il relatore di minoranza, non ha dato il parere. Dichiaro aperta la votazione. Ci siamo? Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva. Pongo in votazione l'articolo 31. Dichiaro aperta la votazione. Ah, onorevole Crippa, chiedo scusa, rivochiamo la votazione. Prego. Colleghi, per favore. Sì, sì, onorevole Crippa, un minuto. Grazie Presidente. Brevemente in replica al collega Martella. Ci mancherebbe che...